Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come incidente di percorso per Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza. Lo scatto sui social diventa virale. L'influencer Aurora Ramazzotti ha recentemente accolto tra le braccia il suo primogenito Cesare Augusto, con somma gioia del fidanzato Goffredo Cerza e dei neo-nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Una gravidanza che l'ha costretta a fronteggiare anche le sue paure. Come rivelato a Vanity Fair, ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre, e altre, come me, che fanno più fatica. Non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto. Ero emozionata, ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne, perché ti senti sbagliata, ha inoltre riferito. Se manifesti questi pensieri, mi dicevano che dovevo essere felice. La gente non accetta che tu possa vivere questa cosa in un modo diverso dall'entusiasmo. Bisogna avere rispetto per le scelte che le donne vogliono fare sul loro corpo, in tutti i sensi. C'è anche chi non vuole avere figli, e a chi non interessa. Aurora Ramazzotti, però, ha superato brillantemente il delicato trascorso delle gravidanze, e sta apprendendo al fianco del fidanzato Goffredo la sottile arte della genitorialità. Non senza qualche piccolo incidente di percorso. Aurora Ramazzotti documenta il PP Gate. A differenza di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza non ama particolarmente l'esposizione sui social, e limita le proprie interazioni con i followers a qualche scatto in compagnia della fidanzata e del piccolo Cesare. Nelle ultime ore, però, ha scelto di condividere con i fan una simpatica marachella del neonato. Cesare lo avrebbe involontariamente innaffiato con la sua pipì, e Goffredo si è mostrato con la t-shirt bagnata ed un'espressione imbarazzata a favore di Flash, scatenando l'immediata reazione della rete. Molti utenti hanno sdrammatizzato l'accaduto, e uno di essi ha commentato: "Ti ha benedetto". Un altro, invece, ha riferito: "Bisogna essere veloci", alludendo alle tempistiche nel cambio del pannolino. Un ultimo lo ha infine rincuorato: "Porta bene, fidati, la gioia di Michelle Hunziker". La giovane e prestante nonna Michelle Hunziker ha accolto il nuovo arrivato con incontenibile entusiasmo. Lei stessa aveva incoraggiato la figlia Aurora ad avere un bimbo in giovane età. Non teme inoltre il suo nuovo status, e ha dichiarato: "Quando ho in braccio Cesare, gli dico, amore di nonna, con gli altri dico anche, mamma al cubo. Capisco però chi prova fastidio, perché la parola, nonna, è subito collegata alla terza età. Ma noi nonne giovani non abbiamo nulla di cui vergognarci, grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I